Allora, riprendiamo posizione di partenza e stiamo studiando D pre 5. Dopo D pre 5 cambio delle donne e ora il bianco ha a disposizione due mosse, alfile C4, le principali, diciamo, alfile C4 o alfile G5, che vedremo nel prossimo video. Bene, alfile C4, come reagire? Re 8 è la mossa più alla moda, la linea più moderna, quella che sta su tutti i libri. Christian Bauer, ci mette punto esclamativo al re 8. Alfile B4 è la mossa invece consigliata dal libro del Leone. Alfile B4 presuppone un contrattacco immediato sul pedone 4. Bene, io vi consiglio alfile 6, la classica linea dell'endgame system, quella che per anni è stata considerata la mossa quasi obbligata del nero. Secondo me è inutile andare dietro alle ultime mode della teoria. Questo può essere un discorso valido per un grande maestro, oppure per chi vuole scrivere un libro e quindi non vuole avere critiche. Ma noi siamo dilettanti, a noi interessa soprattutto avere le idee chiare in medio gioco, cioè sapere il piano che vogliamo giocare. E spero che il video precedente, anzi due video fa, sia stato abbastanza chiarificatore, ma comunque riprenderemo ampiamente quel discorso, perché tutto questo video, tutto questo repertorio che vedrete adesso, è tutto costruito in base a quella idea principale che vi ho mostrato prima. Vediamo cosa gioca il bianco. 9 volte su 10, ma diciamo pure 99 su 100, gioca alfile per 6. Anche perché, onestamente, se gioca una mossa timida tipo alfile B3, il nero sviluppa i suoi pezzi minori, non ha nessun problema. Quindi deve mangiare ed eccolo qui. A questo punto, come abbiamo detto, il piano principale del bianco è sviluppare i pezzi ed esercitare pressione sul pedone 5. Lo può fare in varie maniere. Non so, tipica manovra, cavallo H3 F2 D3 per piazzare un cavallo in D3, oppure cavallo D1 E3 C4 per piazzare un cavallo C4, quindi queste sono le tre casse tipiche dei cavalli, F3, D3, C4, ma questo oramai dovremmo averlo già capito dal video precedente. L'alfile è camposcuro. L'alfile del bianco di solito esercita una pressione sul pedone 5 o tramite il fianchetto o più frequente tramite la tipica manovra alfile G5, H4, G3 e quindi esercita pressione sul pedone E5. Bene, essenzialmente qui adesso abbiamo due mosse principali, ci sono anche delle linee secondarie, ma insomma di scarsa importanza. Vediamo le due linee principali e sono F3 o cavallo F3. F3. Questo è un approccio posizionale molto logico, in quanto libera il cavallo C3 dai suoi compiti difensivi. Non deve più difendere il pedone E4, mette i pedoni su casa chiara. D'altra parte c'è stato un cambio degli alfieri campochiari, quindi è molto naturale che il bianco voglia lasciare la massima libertà al proprio alfiere camposcuro. Quindi prepara, diciamo, mosse tipo alfiere 3 e poi non solo, ecco, prepara una mossa come alfiere 3 senza paura che il nero lo vada a sfottere con cavallo G4. Quindi F3 è una mossa molto logica. Il setup del nero è sempre lo stesso, quello che abbiamo visto nel video precedente. Riguardiamolo, e cioè alfiere D6. Qui vi sottolineo un suggerimento che molto interessante e che vi consiglio vivamente, soprattutto le prime volte che giocate questo sistema, di mettere in pratica, e cioè di giocare A6 in maniera abbastanza precoce. Questo è un suggerimento del grande maestro Georgiev, non so come si pronunci, ma in ogni modo è un suggerimento che trovo molto utile, molto pratico, cioè giocare, impedire qualsiasi giochetto del tipo mosse tipo cavallo B5, roba del genere. Ecco, giocare subito a 6, che già sappiamo è la preparazione della successiva spinta B5. Va bene, comunque anche alfile D6 si può essere giocato, alfile D6 e E3. L'importante è ricordarsi di giocare a 6. Perché, ripeto, alfile D6 va in coppia con A6. L'alfile D6 è vero, è un po' cattivo. Tutto
tutto sommato sta lì solamente a difendere il pedone E5 ed è a sua volta difeso dal pedone C7. Ecco perché, diciamo, di solito l'alfile lo mettiamo in D6 ed evitiamo di spingere C7, C6. Perciò alfile D6 va insieme al pedone A6. Bene, vediamo il bianco cosa può giocare. Per esempio cavallo H3, tipica manovra. E noi rispondiamo altrettanto tipicamente con re E7, cavallo F2, cavallo BD7. Eccolo qua, abbiamo creato il nostro castello centrale, non so come definirlo, arrocco lungo, B5 e vai. Qui io nel repertorio ho scritto posizione confusa. No, posizione confusa nel senso che appunto sappiamo già quali sono le idee principali del nero. Invece di cavallo H3 potrebbe giocare cavallo G2, un'altra mossa frequentissima, sempre R7, cavallo C1, cavallo B7, cavallo D3. Eccolo qua, è arrivato in una delle due case fondamentali del bianco. Il nero può proseguire, ecco, con le sue solite spinte tematiche, cioè o B5, oppure G5, anche, dunque mi ho fermato B5, cavallo C5, anche se mangio, ecco, questa variante ho lasciato, una posizione, ripeto, posizione pari, nel senso che già sappiamo quali sono le principali idee del nero. Bene. Abbiamo visto quindi anche quest'idea. Vediamo l'altra mossa molto frequente invece di F3, e che sarebbe cavallo F3. Qual è l'idea? Prepara l'arrocco corto e mette subito sotto pressione il pedone 5. Però ha un effetto collaterale, una controindicazione, cioè lascia indifeso il pedone E4, e quindi il cavallo C3 non si può spostare, rimane un po' bloccato. Alfile D6. Questa è sempre la mossa importante nel nostro sistema. Se guardiamo sui libri, per esempio, qui spesso viene consigliato cavallo C6. È giusto, cavallo C6 è una bella mossa, è una mossa ragionevole, insomma, ragionevolissima. Difendo il pedone E5. Però, ecco, non fa parte del setup che voglio giocare io. Ecco perché il repertorio, purtroppo, è sempre un fatto individuale. Uno se lo costruisce in base al proprio stile di gioco, in base al proprio... ai propri gusti. Alfile 3, anche se gioca alfile G5, ecco, questa inchiodatura non è che cambia la situazione. Ne facciamo sempre R7, arrocco lungo, A6, ricordiamo sempre. A6, alfile D6. Siccome il bianco di solito raddoppia le torri sulla colonna D, poi rischiamo di trovarci l'alfile D6 indifeso se giochiamo C6. Ecco perché preferisco lasciare il pedone in C7. H3, cavallo B7, A3, B5, solito discorso, insomma, seguito da torre HB8 e così via, insomma, non è inutile che sto a ripetere. Quindi dicevo alfile 3, stiamo vedendo alfile 3, re 7, H3. Ecco, anche questo è un setup che a volte fa il bianco. Quindi H3 insieme a cavallo F3. H3 impedisce cavallo G4 e anche prepara un'aggressione sul lato di donna. Come dicevo, sul lato di re. Come dicevo prima, anche cavallo C6 è perfettamente giocabile. Cioè non è che c'è niente di male. Arrocco lungo A6, A3, B5, torre H1, torre HB8. Cioè non c'è niente di male, volendo... Se non vi piace il cavallo BD7, potete benissimo anche giocare in alternativa cavallo C6. A me perché piace di più il cavallo in D7? Perché a volte decido di cambiare gli alfili camposcuro e quindi faccio alfile C5. Ecco perché il cavallo in D7 mi piace di più. Però ripeto, cavallo C6 è anche perfettamente giocabile. Torno un attimo indietro, lungo questa linea. Ecco, sì, dopo re 7, invece di H3 potevamo fare arrocco lungo. Ecco, cavallo BD7, cavallo D2, A6, F3, B5. Sempre lo stesso, cioè in parole povere, tutto il repertorio io ho selezionato sempre le stesse mosse, sempre la stessa idea. Quindi questo ovviamente perché sono un dilettante e non mi voglio stare a imparare tutto il libro.
Quindi vediamo qualche altra idea, qualche altra terza mossa, ottava mossa, Fede G5, ma di nuovo non è che, ecco, questa per esempio è una partita del 2005, alfine D6, ripeto, è la mossa chiave nostra, arrocco lungo, re 7, cavallo G2, H6, alfine H4, G5, Fede G3. Ecco, qui in questa partita il bianco ha eseguito una tipica manovra, cioè alfine G5, H4, G3, per mettere sotto pressione il pedone 5. Questa è una manovra molto frequente. Ripeto, cavallo C6 può andare benissimo, B1, A6, F3, cioè il cavallo può andare o in D7 o in C6. Qui il nero ha continuato con cavallo H5. Certo, uno degli effetti, dei problemi dell'alfile in G3 è che può essere facilmente cambiato. Cavallo G3, cavallo G3, torre a G8. Sicuramente, ecco, qui per esempio il nero ha deciso, visto l'evolversi della situazione, di attaccare sul lato di re con un attacco di minoranza. È ovvio che il nero sta molto bene. Adesso minaccia, vabbè, adesso minaccia anche G per H4, veramente, ma minaccia anche G4, seguita da G per F3, compressione sul pedone F3, cioè un tipico attacco di minoranza, grazie alle due torri, in questo caso le ha lasciate sul lato di re. Io personalmente preferisco, mi piace tantissimo l'attacco sul lato di donna, cioè quello con B5 e piazzare le due torri in A8 e in B8. Perché questo? Per un motivo molto semplice. Perché sta il re in B1? Di solito mi arroccano sempre lungo, allora mi piace attaccare il re. Però, ripeto, è una questione di gusti individuali. Anche l'attacco sul lato di re è realizzabilissimo, l'attacco di minoranza. Vediamo un'altra idea. Alfile 3, alfile D6, sempre, arrocco lungo, alfile 7, F3, A6. Vedete la ripetizione? Come vedete, non è che ci voglia ore e ore di studio. Cavallo H3, vabbè, sappiamo già cosa vuole fare. Il cavallo BD7. Vabbè, questa linea. Niente di particolare, insomma, non... io ho ripreso sempre le stesse mosse, quindi non c'è niente di strano. Vediamo l'ultima variante, F4 subito. Questa potrebbe essere una mossa un po' più aggressiva, ma è rischiosa. Beh, in questo caso alfile D6, onestamente, non va bene, però possiamo, in questo caso, ecco, diventa veramente interessante alfile B4. Adesso minacciamo il cavallo, il pedone in E4. Quindi alfile D2, mangio, arrocco lungo, se per esempio fai E5, mangio, mangio, cavallo E4, e il nero sta nettamente meglio, quindi dicevamo pure arrocco lungo, re 7, ripeto, il nero sta bene, secondo me sta anche meglio, ecco. Va bene, penso che di potermi fermare qui, anche perché al limite uno studio individuale, insomma, delle varianti, ma ripeto, alfiere 6 è una mossa che non ci richiede un grande studio, cosa che invece mosse come re e 8 onestamente richiede una maggiore conoscenza delle varianti teoriche. Stesso discorso per alfiere B4, molto interessante. Quest'idea del contrattacco, però anche in questo caso diciamo abbiamo bisogno di studiare un po' di linea. Invece con alfile 6, francamente, non c'è da studiare quasi un bel niente.